Fermare la deriva verso cui sta andando il Servizio Sanitario Nazionale è il grido d'allarme lanciato dalle sigle appartenenti all'intersindacale di medici, veterinari e operatori sanitari e che oggi risuona in 39 città d'Italia per sollecitare interventi urgenti alle forze politiche in modo da scongiurare il collasso del sistema. L'invito è stato raccolto anche in Abruzzo a Pescara in un incontro che si è svolto nell'Aula Magna dell'ospedale. Un sistema, quello della sanità pubblica nazionale e regionale, che rischia di implodere a causa della carenza di medici e del continuo e progressivo definanziamento. Alessandro Grimaldi, segretario regionale ANAO Assomed. Molti medici sono sottoposti, ma anche gli infermieri, gli altri sanitari, a turni massacranti, sono pochi nei reparti, spesso l'età media è molto alta e questo crea un grande disagio. Addirittura abbiamo persone che non riescono ad andare in ferie e questo si ripercuote negativamente anche sull'assistenza ai cittadini. E poi abbiamo messo in evidenza anche il problema, diciamo, dei tagli progressivi che hanno indebolito tantissimo, e questo è il sistema sanitario. Basti pensare che sono stati tagliati negli ultimi anni 70.000 posti letto, che abbiamo un rapporto posti letto per abitanti di 3 su 1.000 abitanti, mentre la Germania ha 8 per 1.000 abitanti e la Francia 6 per 1.000 abitanti. Quindi ci troviamo in una situazione oggettivamente critica. L'Abruzzo rischia di essere messo in crisi anche, diciamo, se passasse all'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata prevede che ci saranno regioni che sono ricche e saranno sempre più ricche e che quindi potranno finanziarsi meglio. Faccio un esempio: se dovesse passare un'idea, probabilmente le regioni vorrebbero fare dei contratti e quindi pagare meglio i medici. A quel punto siamo sicuri che un medico che si laurea in Abruzzo voglia rimanere in Abruzzo o non so, non voglia andare a lavorare in Emilia-Romagna o in Veneto o in Lombardia. Quindi, insomma, c'è una situazione oggettivamente critica, difficile, e che potrebbe preludere anche a mettere in crisi il diritto alla salute, che lo ricordo, è un diritto costituzionalmente garantito. Come primo intervento, dunque, bisogna puntare su un piano straordinario di assunzioni, togliendo il tetto di spesa sanitaria, come sottolinea la dottoressa Sandra Verna, segretario regionale CIMO-FESMED. Abbattimento del tetto di spesa significa quindi nuovi medici, nuovi infermieri, assunzioni. Assunzione senza dover tener conto delle somme necessarie da investire con limitazioni che stiamo subendo ormai da anni, con tagli che subiamo da 10 anni, e questo si ripercuote sul numero ridotto degli ospedali, dei posti letto e con la carenza di servizi che stiamo offrendo all'utenza, vedi l'allungamento delle liste d'attesa ed altro.